discipline in sé nella parte finanziaria, dove si differenziano per tipo di investimento o prestito che viene fatto. Quindi l'utente o i tanti utenti che si uniscono insieme hanno due modalità diverse. In questo caso stiamo parlando di equity crowdfunding o lending crowdfunding. Questo che cosa vuol dire? Come dice la parola in inglese, equity si riferisce a capitali di rischio, quindi si va ad investire dei capitali a fronte di una partecipazione in una società, quindi si vanno ad acquisire delle quote in cambio di questo investimento. Molto semplicemente, i casi possono essere quello di un investimento in startup, dove una startup è appena nata oppure ha bisogno di dei finanziamenti per partire e collaudare l'idea e decide di cedere il 10, 20, 30% delle sue quote societarie, quindi parliamo di quote, non azioni share, perché la società non è quotata perché è appena nata. Ci sono pochi casi di startup che si quotano, solitamente banche o aziende molto più grosse o fusioni. E in questo caso l'investitore, tanti piccoli investitori che si uniscono, mettendo una piccola somma di denaro, solitamente da 100, 300, 500 euro, hanno la possibilità di acquistare queste quote societarie e diventare soci. È molto simile, molto riconducibile all'investimento in borsa e in azioni, solamente la differenza è che le società in cui si va a investire non sono società grandi, non sono società che hanno possibilità di quotarsi in borsa e quindi rendere, diciamo, pubblici i propri capitali e le proprie partecipazioni. Quindi questo è un nuovo modo, tra virgolette, per fare un investimento collettivo tramite crowdfunding e in più anche per partecipare al capitale di società che non sono ancora note, quindi può essere anche l'intuizione il momento giusto per partecipare a qualcosa che mi interessa, anche se non è ancora conosciuto. Quindi, se ho l'esperienza, il tatto giusto per capirlo, ho anche questa possibilità qui. Quindi, in questo caso, equity crowdfunding, investimento collettivo finalizzato a acquisto di quote che poi andranno, secondo il business plan, a essere il capitale raccolto e essere utile allo sviluppo dell'attività, solitamente da 3 a 5 anni. Faccio una piccola parentesi che non ho detto a Thomas prima: io per finanziare Recrowd come società ho fatto una campagna di equity crowdfunding. Quindi questo vuol dire che io, quando sono partito, oltre ad aver raccolto, diciamo, in un round privato dei capitali per partire inizialmente, dopo ho capito che c'era bisogno di liquidità per far sì che la mia startup Recrowd andasse avanti e crescesse nel tempo. Quindi ho deciso di testare in prima persona me e il mio team per capire se l'equity crowdfunding funzionasse e fosse anche una cosa interessante, e abbiamo deciso quindi di fare una campagna sulla nostra società. Questo ha, come vi dicevo prima, ha comportato il fatto che noi cedessimo il 13%, faccio il mio esempio, della nostra società a degli investitori che erano interessati all'interno di una campagna. Quindi poi abbiamo raccolto 420.000 euro. Vi lascio due feedback che possono essere accolti positivamente o negativamente. Una campagna di equity crowdfunding non è solo un mezzo per finanziarsi, ma è anche un mezzo per fare della pubblicità sulla propria azienda. Quindi chiaramente in primis ci deve essere la buona volontà di sapere quello che si sta facendo e sapere che si sta andando a raccogliere del capitale e gestirlo nella maniera corretta. Dopodiché è anche molto interessante, perché al posto di avere o ricevere da magari un business angel dei capitali per partire, qui si ricevono piccoli capitali da 100-150 persone, che queste stesse sono il veliero che ci permette di farci conoscere. Tutte queste 150 persone probabilmente parleranno con almeno una decina di persone e diranno che hanno fatto questo investimento. Quindi sarà anche una buona leva di marketing per far conoscere la nostra attività. Questo succede sia nel campo delle startup a livello equity, sia nel campo dell'immobiliare quando si va a fare un'operazione di questo tipo, che è leggermente diversa, però magari lo approfondirei dopo, giusto per non mischiare le Certo, anche una formula per testare un po' la società, per testarsi. cose. Assolutamente, assolutamente sì. Come ti dicevo prima, bisognava fare un passo più importante, capire se c'era. Nel momento in cui lavori con 4-5 persone, sai che ti possono dare quell'apporto. Nel momento in cui ti metti sul mercato, devi anche essere consapevole e testare e vedere se tutto questo funzionerà. Diciamo che noi l'abbiamo presa come test per il nostro team, per vedere se fossimo Certo. capaci anche noi di fare quello che poi
altre aziende a livello immobiliare avrebbero fatto sulla nostra piattaforma. E il risultato, posso dire che comunque sulla piattaforma Upstart, quando l'abbiamo fatto, eravamo la seconda campagna, la prima campagna più grande che hanno fatto, quindi che hanno accolto da 420.000 euro, 418.800 circa.